Grave incidente questa mattina alle 6.30 a Podenzano. In via Papa Giovanni XXIII un pedone è stato investito da un camion ed è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni. Il sindaco di Piacenza Tarasconi ha incontrato a Roma il ministro della difesa Crosetto per le aree militari. Presenti anche i parlamentari Foti e De Micheli, illustrati gli annosi dossier aperti, partite, scuderie, laboratorio, ex ospedale. Un uomo, probabilmente nordafricano, è stato aggredito martedì verso le 20 in Viale Dante a Piacenza. Alcune persone scese da un'auto lo hanno colpito con una spranga e si sono dileguate prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Elettronica spiegata in modo semplice. I quesiti che la tecnologia ci propone trovano risposta in Tutto Tech, la nuova rubrica del giovedì del quotidiano Libertà curata da Cristian Greco. Pallavolo 3-1 è il risultato finale della gara di campionato tra Gas Sales, Blue Energy e Top Volley Cisterna, disputata ieri sera al Palabanca Sport. I biancorossi tornano alla vittoria e guardano già alle prossime gare contro Perugia e poi l'esordio in Champions contro Ankara. Tutte le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul sito liberta.it.